Dalla collaborazione tra l'azienda Zaccagnini, punto di orgoglio per l'attività vitivinicola abruzzese, l'agenzia pubblicitaria di Spencer, Intercity Magazine e Mente Locale, nasce Rock Rosé, l'evento che crea un piacevole connubio tra vino e musica. È una cosa che è già iniziata l'anno scorso tra Mente Locale e Dispenser, che è il nostro studio di riferimento per quanto riguarda tutta la nostra iniziativa di marketing e strategie. E l'anno scorso è stato Wine We Rock You e quest'anno abbiamo fatto al femminile. Per stamattina ho saputo gli ultimi dati, 12 persone selezionate appunto da Umberto Palazzo, 12 donne, e presenteremo l'Aster Rosé, che è un cerasuolo spumantizzato proprio in occasione di cantine aperte e questo rock a rose. Quindi abbiamo fatto questa unione. In attesa del concerto finale, che si terrà domenica 31 maggio in occasione di cantine aperte, il prossimo appuntamento con l'evento Rock Rosé è con la messa online della prima compilation dedicata alla musica abruzzese al femminile. E visto il successo dell'iniziativa dell'anno scorso, abbiamo deciso di replicare quest'anno tenendo sempre presente la musica all'interno di cantine aperte, quindi Rock Rosé, che fondamentalmente è una compilation e una selezione di band regionali del rock, appunto approdando a una compilation scaricabile sul sito di Intercity, che prevederà comunque il momento finale presso cantine aperte il 31 maggio. All'interno del progetto è stato inoltre prodotto il singolo Amara Terra Mia, canzone conosciuta grazie all'interpretazione di Domenico Modugno. L'intero ricavato delle vendite del CD verrà devoluto all'associazione culturale no profit aquilana La Ciudad, la cui missione è quella di ricostruire la città anche tramite iniziative legate ai giovani e alla cultura.